Bruno, sei reduce da questo combattimento, il tuo secondo combattimento da professionista, c'è stata un'altra vittoria, però questa volta ad Arezzo. Che sapore ha per te questo successo? Sono molto soddisfatto di questo incontro, ho vinto ai punti, considerando che comunque sono reduce da un infortunio diciamo abbastanza anche un po' grave, diciamo. Quindi sono contento perché ho reagito bene. E la preparazione appunto non è stata al top perché comunque sono dovuto stare dalla palestra, però ho cercato sempre di allenarmi perlomeno una volta al giorno, quando potevo anche due volte al giorno. Adesso spero di ricombattere il più presto possibile, anzi sicuramente riorganizzerò a breve qua a Castiglione Fiorentino, dove farò il mio terzo match da professionista, sperando di arrivare il più possibile in alto. Senti, quali sono state le difficoltà che hai incontrato nell'affrontare questo avversario, che comunque era un avversario molto esperto? Aveva un avversario, diciamo, un avversario molto esperto, aveva comunque 18 match, sapeva fare il pugilato, combattuto sempre all'estero, combattiva in America, combattuto in America, in Italia combattuto solo una volta. Un pugile esperto, ma e faceva anche male. Ho saputo tenere di testa e ho vinto usando più che altro la testa, anche se comunque sia mi sono esposto molto ai colpi dell'avversario. Infatti a volte ho abbassato le mani subendo anche dei colpi che potevo evitare. Senti, che effetto ti ha fatto combattere ad Arezzo al Pala d'Agata? Tra l'altro una serata speciale, no? Visto che c'erano le telecamere di Mediaset e poi sono stati assegnati anche due titoli nella stessa serata. Sono molto soddisfatto che comunque il team Loreni mi abbia preso con sé e ho combattuto nella serata di Fiordicillo, dove Orlando Fiordicillo comunque ha difeso la cintura dell'Unione Europea, e sono contento di aver combattuto nella sua serata, soprattutto davanti a un pubblico numeroso. Soddisfatto comunque dell'incontro. Sono contento che il pubblico è rimasto soddisfatto, mi hanno acclamato molto e sono contento di te. Senti, sei un giovanissimo, però questa tua passione per la box la stai trasmettendo anche a tutti coloro che vengono a seguire corsi qui nella palestra, tra l'altro una palestra che è attrezzata non solo per esercizi fisici ma proprio per la box. È una palestra che è nata soprattutto, il cuore della palestra è il pugilato. Ho cercato di riempire tutti i campi perché comunque do più servizi alla clientela, ai soci in questo caso della palestra Eracle. Ho diversi ragazzi che comunque mi seguono nel pugilato. Spero sempre di ingranare ancora di più. Attualmente ho aperto da 2 mesi e sono soddisfatto che comunque ho 60 iscritti nella palestra, quindi credo insomma di ottenere risultati sempre più migliori.